Magari Carlo facciamoli anche vedere i ragazzi ogni tanto, no? Perché, e salutiamo tutti quelli da casa e in modo tale che si vedano anche i temerari eroi che danno poi informazioni ai cittadini, quindi non solo via social, ma ringrazio veramente le televisioni che fanno la diretta e tutti. Saluto anche a Chiara e mi permetto di dire, me l'ha segnalato Mirko Mezza Casa, perché è giusto dire che mi ha segnato, un ringraziamento alle radio, un grande ringraziamento alle radio che arrivano anche nelle valli più sperdute, magari dove non c'è un segnale, e quindi un ringraziamento di cuore anche a tutte le radio che danno informazioni ai cittadini. Voi capite che abbiamo acquisito molto senso di comunità con questa partita, con questa brutta tragedia del coronavirus, perché comunque abbiamo anche riscoperto di essere una comunità che sta lavorando in squadra e penso che il lavoro che fate voi come giornalisti sia assolutamente fondamentale. Quindi grazie di cuore, grazie. Perché poi alla fine state facendo tutti una grande operazione di servizio alla comunità, di protezione civile, di formazione e penso che se abbiamo dei risultati che possiamo citare quotidianamente lo dobbiamo anche a voi. E per darvi i dati di oggi, siamo arrivati ormai a quasi 120.000 tamponi, sono 119.493, considerate che ne abbiamo fermi in attesa di essere processati almeno 10.000, perché continuiamo a farne, però è anche da dire, devo anche dirvi una cosa, che cominciamo a avere parecchi problemi con i kit per processare, quindi con i reagenti. Perché ormai c'è il mondo intero in difficoltà. Guardate, ho letto prima un rapporto fresco fresco degli Stati Uniti che davano una dimensione del materiale e dei ventilatori, delle terapie intensive che stanno allestendo addirittura con navi della Marina ormeggiate a New York, quindi proprio per far fronte a quello che è l'emergenza. E se poi interessa qualcuno posso anche darvi i dati, perché soprattutto se magari Federico sei qui mi recupera il telefono, magari poi vi do anche due dati. Abbiamo 2015 ricoverati, sono esattamente 26 in meno rispetto al bollettino di ieri sera. 2015 ricoverati, 345 persone in terapia intensiva, sono 3 in meno rispetto al bollettino di ieri sera, 5 in meno rispetto al bollettino di ieri mattina. Abbiamo in questo momento 10.000 positivi, e questo è un dato che è bene ricordare, i positivi crescono e cresceranno ancora perché abbiamo in arrivo tutti i tamponi, peraltro stiamo procedendo, questa mattina ho fatto il punto della situazione come tutti i giorni con gli assessori Lazzarin e Bottacin, con i direttori generali, tutte le mattine noi alle 10.30 dopo le altre videoconferenze facciamo il punto della situazione, si sta procedendo con case di riposo ancora e quindi stiamo andando avanti spediti su quella partita per i tamponi, i dipendenti e ad oggi tutte le ASL dovrebbero cominciare, c'è il telefono per favore, tutte le ASL dovrebbero avere un migliaio di primi kit istantanei per poter iniziare anche a lavorare con i kit. E i dimessi sono un migliaio, quindi vedete sta crescendo finalmente la cifra, e la cifra comincia a essere insomma una cifra ragguardevole, 1.000 persone dimesse vuol dire 1.000 persone guarite, e le persone in isolamento restano 20.278, 20.278 persone in isolamento, i morti crescono, sono 503. E i nati, insomma, si è sempre nata la curva dei nati, questo è positivo. Considerazioni a margine. Le considerazioni a margine sono queste. E voi vedete che intanto sulla mortalità si sta crescendo perché comunque abbiamo l'effetto dell'ingresso del virus nelle case di riposo, questo è il primo tema. E siamo preoccupati in generale perché questo continua a confermarsi essere un virus, diciamo, importante.
E lo vedete anche dai casi di isolamento, dai casi di positività, e questo ci dà anche, grazie, questo ci dà anche una dimensione, della dimensione del problema. E continuo a dire che stiamo lavorando a un'ordinanza. Da ieri sera c'è la possibilità di lavorare in base al testo del governo. Sicuramente stiamo ragionando di proroga, forse inserendo ulteriori elementi, che nascono anche da esperienze di questi giorni. Mi metto nei panni del cittadino, dei cittadini che sono a casa, che ci ascoltano, che vedranno i vostri servizi e che ci leggeranno, e dicono: ma sta calando i ricoverati, sta calando di qualche unità le terapie intensive, perché ancora le restrizioni. Guardate, siamo nella fase, ve l'ho detto in anticipo, per cui come si può dire, abbiamo dato dimostrazione che il modello funziona e ci dà indicazioni giuste. Io ve l'ho detto ancora la scorsa settimana, la prossima settimana sarà la settimana che si darà la direzione, è la settimana cruciale, lo state vedendo. Avete visto che in tempi non sospetti vi avevamo detto che sarebbe stata cruciale. Ci sono i primi numeri negativi sulle terapie intensive e sui ricoveri, però è fondamentale non abbassare la guardia. Non vorrei che qualcuno, preso dall'eroismo, cominciasse a pensare che è finita. Non è finita. Non è che lo dico perché ci fa piacere dirlo, non è finita perché abbiamo migliaia di persone contagiate, comunque isolate, abbiamo migliaia, scusate, abbiamo mille. I contagiati ne abbiamo esattamente, l'ho detto prima, 9.000, sì, quasi 10.000 per essere esatti. Eccoli qua, 10.000, voi capite che questa è solo la punta dell'iceberg, cioè questa viene fuori solo perché qui è arrivato il tampone. E vi dico che siamo preoccupati del fatto che non si abbassi la guardia, e chiedo e chiederemo ancora sacrifici fino a Pasqua. Ci sono già da fare, perché comunque il governo ha prorogato i suoi provvedimenti restrittivi, però è pur vero che anche noi pensiamo di, come si può dire, sicuramente di prolungare l'effetto della nostra ordinanza, ma anche di mettere mano su alcuni aspetti. In generale penso, lo dico per rispondere a chi mi chiede, molti ci chiedono della scuola. La scuola non è la nostra competenza e quindi non vi so dire quando riapriranno le scuole. Posso solo dire personalmente che con questi numeri di positività, con queste mortalità, siamo ormai a 500 morti, e con i ricoverati che sono 2.000 ricoverati, vi dico che pensare in questo momento di riportare delle masse di ragazzi all'interno di edifici che poi torneranno a casa e magari nello scambio, diciamo, del rapporto possano anche portare il contagio, lo vedo rischioso, quindi cercheremo di capire, però fino a Pasqua questa è una partita assolutamente chiusa. E bisogna fare ancora un po' di sacrificio. Dopodiché noi stiamo già pensando a predisporre un piano di riaperture. Non è che vi sto dicendo che ci sarà la riapertura domani mattina, vi sto dicendo che ci stiamo preparando, perché quando si riaprirà, bisognerà adottare dei criteri per evitare l'effetto Hong Kong. Ricordatevi che io ve l'ho detto, effetto Hong Kong, che poi qualcuno non dica, ma Zai aveva detto, siccome qua sono tutti esperti, tutti premi Nobel, l'effetto Hong Kong significa che hanno chiuso le terapie intensive, hanno aperto con troppa, secondo noi, velocità, o meglio, con troppa, fra virgolette, anche leggerezza, si può dire. E hanno riaperto poi le terapie intensive e hanno dovuto riaprire la quarantena. Io vorrei fare in modo che questo popolo, che i veneti, la quarantena la facciano un giro solo, perché sarebbe un trauma dover aprire per poi ridire ai veneti di tornare a richiudersi in casa. Poi ci vuole anche un po' di fortuna, no? La stagione ci sta aiutando, perché comunque se fossimo a ottobre-novembre, vi dico che la situazione, il quadro epidemiologico sarebbe sicuramente più grave, no? Perché poi andremo a sommare, ad esempio, il tema dell'influenza, il tema delle patologie respiratorie in un momento delicato dove ti arriva il coronavirus. Ecco, un po' di fortuna abbiamo avuto, perché l'abbiamo avuto in primavera, questo poco ma sicuro.
Continuiamo quindi il piano per le riaperture e la preoccupazione per quello che sono le imprese. Io vi parlo sempre tanto di sanità e alla fine dico sempre diciamo, alcune considerazioni rispetto alle imprese, però guardate che la preoccupazione rispetto alle imprese è alta. Cioè noi abbiamo un PIL di 150 miliardi di euro all'anno, dividetelo per 12 vuol dire 12-13 miliardi al mese, cioè vuol dire che un fermo di questa regione di un mese significa almeno 10, 11, 12 miliardi di PIL perso. 150 miliardi diviso 12. E io sono preoccupato, noi siamo preoccupati, e perché oggettivamente è così, del fatto che non vorremmo ritrovarci con una, come si può dire, una superpotenza europea che è la Germania, che ha comunque adottato delle misure straordinarie per i propri, per le proprie attività, per le proprie, insomma si legge, anche qui devo dire se è vero perché l'ho letto da più parti, che un'impresa che da 1 a 5 dipendenti gli viene dato 9.000 euro al mese e tutta una serie di aiuti, più gli aiuti dei territori, capite che con 550 miliardi la Germania si farà trovare pronta la riapertura dei mercati, ma tonica, forte. Noi non ce l'abbiamo con la Germania, diciamo semplicemente che l'Europa deve farsi anche garante e sostenere, come si può dire, la riapertura e la ripresa per tutti. Se questo deve essere un nuovo rinascimento solo per la Germania, l'Europa è finita. Se questo deve essere il riconoscimento solo di una ripresa per uno Stato membro o per pochi Stati membri, l'Europa è finita. E ve lo dice un europeista convinto, sono convinto assolutamente della dimensione europea, però l'Europa qui deve battere un colpo, deve farsi viva. E lo ve l'ho detto anche ieri, cioè i video di solidarietà non ci servono più, sono superati. E se è fondamentale che il governo italiano sicuramente continui a intervenire in maniera più pesante rispetto ai 25, a quello che è miliardi, visto e considerato che abbiamo un partner europeo che mette 550 dei miliardi, esattamente la metà degli Stati Uniti, ma dall'altro è anche vero che l'Europa non può pensare di restare fuori da questa partita. Mi faccio una domanda che è quella che ci facciamo tutti. Se l'Europa resta fuori da una partita come questa, quando mai deve intervenire? Cioè, non c'è condizione peggiore per la discesa in campo. Per cui se l'Europa non interviene ad oggi, non serve nulla. Guardate che le imprese stanno soffrendo. Io spero che si chiuda velocemente anche la partita sanitaria per poter dare risposta velocemente a tutto quello che era la riapertura. Perché noi restando chiusi non fatturiamo, non produciamo, andiamo in difficoltà finanziaria e vi ricordo che lasciamo mercati liberi ad altri. Non possiamo neanche crogiolarci del fatto che l'intero mondo è in pandemia. Perché comunque se è vero che tutti siamo nella stessa condizione, è altrettanto vero che alcuni sono molto più sostenuti economicamente e finanziariamente di quello che siamo noi. Vi dico altre due robe, prima di passare alle parole, rispetto alle donazioni. Voglio solo darvi due dati per dare una dimensione di che popolo eccezionale siamo. Abbiamo raggiunto i 19 milioni di euro, pensate con 24.677 donazioni. 24.677 donazioni. Quindi un grazie di cuore a tutti quelli che hanno donato. Dai grandi ai piccoli, ieri ho ricordato fino ai 300.000 euro, oggi voglio ricordare quelli di 250.000 euro, il consorzio per la tutela del formaggio grana padano, 200.000 euro SPAC, 200.000 euro Biasuzzi che l'ho ricordato anche ieri, 180.000 euro Fondazione Ferrari Sonlus, 150.000 euro Latteria Montello, 150.000 euro Federlegno Arredo Eventi SPA, 150.000 euro Fincantieri, e poi OVS 100.000 euro, 120.000 euro e poi gli altri ve li ricorderò domani. Vi voglio ricordare anche perché è giusto ricordare il sacrificio dei grandi ma anche dei tanti piccoli. Abbiamo avuto versamenti veramente di bambini che hanno rotto il servo a Danaio, ci hanno mandato le foto di
di persone che versano 5 euro, 10 euro, direi che è straordinario questo, no? 24.677. Se si continua a versare, faccio appello ovviamente in particolar modo al mondo imprenditoriale, magari a chi può dare un segnale, è assolutamente utile per noi e c'è assolutamente d'aiuto, visto e considerato che ormai andiamo verso i 100 milioni di euro di spesa per questa partita del coronavirus. Vi dico una cosa interessante, i gestori dei campeggi, e parlo del Cavallino, ma in generale dei campeggi, mi hanno scritto, hanno donato 1.000 soggiorni di una settimana da farsi nel 2020 o anche nel 2021 agli operatori sanitari del Veneto. Quindi è bello, no? Medici, infermieri, ai volontari, a tutti coloro che comunque hanno avuto un ruolo in questa partita. Sono solo 1.000, poi troveremo un sistema, però sono 1.000 settimane nei campeggi del Veneto e troveremo un sistema, magari faremo una corte, tireremo a sorte perché i dipendenti poi sono 54.000 e stabiliremo delle priorità, troveremo un sistema, però un atto di donazione che è unico, no? 1.000 soggiorni in una settimana per i nostri operatori e quindi veramente grazie di cuore anche a loro che hanno dato questa disponibilità. Infine vi dico che ieri ho firmato la dichiarazione dello stato di emergenza per l'accesso al fondo di solidarietà per l'agricoltura veneta. L'agricoltura è il fondo di solidarietà nazionale, ve lo dico perché le altre imprese non ce l'hanno, che poi qualcuno dica le altre imprese. E quindi abbiamo firmato lo stato di crisi per l'agricoltura del Veneto in maniera tale che si possa avere accesso al fondo per quanto sia possibile per aiutare ovviamente le nostre imprese. E passerei la parola a Carlo. Io direi prima un solito giro, poi facciamo i quotidiani e poi Filippo. Buongiorno Presidente. Prego, buongiorno. Buongiorno. Ieri ci avevi detto che attendevi i provvedimenti del governo, insomma, oggi ci aspettiamo, non dico il testo dell'ordinanza, però qualche Ma anticipazione. anticipazioni ve l'ho già dette, sicuramente, guardate, stiamo facendo una verifica giuridica sull'ordinanza. Perché c'è una sorta di vulnus rispetto al decreto, per cui siccome il decreto va a abrogare alcuni provvedimenti, diciamo che il governo ha fatto prima, fa una proroga, stiamo verificando quello. Ve lo dico anche assieme al collega, agli altri colleghi, a Bonaccini, a Fontana, a Federica, tutti abbiamo lo stesso problema. Sicuramente la nostra idea è quella di prorogare e casomai di verificare alcuni aspetti che ci sono stati segnalati durante questo periodo, che io ritengo che siano degni di nota da valutare. Stiamo valutando, non posso aggiungere di più, perché è inutile che vi dica chiudiamo tutti gli autolavaggi automatici, non so, dico una cretinata e poi magari poi tutti vanno in fibrillazione, magari è una roba che poi non facciamo, quindi fermiamoci lì e basta. È fondata questa ipotesi di una stretta sui mercati all'aperto? Non, al momento non posso, non, è uno dei temi che stiamo valutando, ma non vi posso confermare nulla in particolare. E comunque lo stiamo valutando a 360 gradi a prescindere dalle foto di Padova, questo deve essere chiaro. Prego. Agricoltura, ci sono tensioni sul mercato del lavoro, praticamente non trovano operai. Come si può incentivare anche, c'è tanta gente a casa in questo periodo, studenti, eccetera, eccetera. Si può in qualche modo mettere la regione, dico, può diventare Stai parlando dell'agricoltura? agricoltura, sì. Ma cioè, l'agricoltura ha gli strumenti per assumere, cioè non è nel momento in cui lo studente. Parlo perché so che alle associazioni arrivano richieste, di persone che dicono, ma come faccio per offrirmi all'agricoltore? Ma se arrivano le associazioni di categoria, che sono le associazioni di agricoltori, sono in grado di creare il matching tra datore di lavoro e lavoratore. Nel momento in cui lo studente che a casa ha, che so, il contratto per andare, che so, a fare qualcosa in agricoltura, evito esempi, hai autorizzato a spostarsi in casa e andare a lavorare, cioè il luogo di lavoro sarà l'azienda agricola. E La struttura regionale che ha in mano noi non il abbiamo, lavoro, cioè, noi non, non, il matching non riusciamo a crearlo, però dico che se qualcuno vuole. ma sarebbe un portale.
Sì, è che non riusciamo a occuparci anche del portale in questo momento. Lo vorremmo fare, ma in un momento diciamo diverso. Ma la verità è che do come indicazione di chiamare le associazioni di categoria, cioè le associazioni di categoria agricole, basta internet, associazioni di categoria agricole, evito di citarle, perché poi, anzi le cito, Coldiretti, CIA, Colpagri, e poi avrò dimenticato qualcun altro, Confagricoltura, grazie, non per ultima, me le ho ricordate tutte, quasi tutte, perché poi ce ne sono altre, uno va e quindi fa Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copari e le associazioni, poi contatta, hanno tutte sedi provinciali, quindi è facile, uno digita la propria provincia e fare sicuramente riferimento telefonico e email. Signor Presidente, scusa, sul piano proprio sanitario, no? Volevo fare una domanda che ha due aspetti, ma insomma l'argomento è lo stesso, ed è quello delle guarigioni dei contagi. Oggi sul nostro giornale la direttrice scientifica della Fondazione Città della Speranza, la professoressa Viola, dice ottimo da un punto di vista di ricerca scientifica il progetto sierologico, il progetto di test sierologici, però secondo me non garantirà una patente di guarigione perché gli anticorpi, dice lei, si sviluppano ma poi spariscono. Questo fatto lo abbino all'altro aspetto della domanda. Ieri la Fondazione Cattaneo ha fatto uno studio sui decessi, prendendo in esame 1000 comuni e andando a ritroso nella media della mortalità negli ultimi 5 anni. La faccio breve. Secondo la Fondazione Cattaneo, i decessi per coronavirus reali sono il doppio di quelli certificati. Alla stessa conclusione è arrivato il quotidiano di Bergamo, che ha fatto un'indagine sulla mortalità a Bergamo, che è stata ritenuta plausibile dal sindaco di Bergamo Goli. Allora la domanda è, la domanda ha due aspetti. Uno, qual è la, come dire, la dimensione credibile dei decessi e dei contagi, al di là di quello che riusciamo a certificare? Due, questa patente di guarigione, gli scienziati mi sembrano un po' discordi su questo come su tanti altri punti, che efficacia potrà avere? Ah, guardate, sui decessi noi confermiamo, certifichiamo che tutti i decessi che hanno il paziente coronavirus positivo sono decessi da coronavirus, punto. Cioè non c'è altro da aggiungere, nel senso che siamo stati talmente ligi che anche il decesso dell'oncologico terminale, insomma la cronaca ne ha parlato anche di alcuni casi, se era positivo il coronavirus noi abbiamo contabilizzato nel coronavirus, punto. Quindi forse potrebbe aprirsi un ragionamento forse anche diciamo magari in riduzione più che in aumento, però in Veneto i positivi sono tutti catalogati in questa partita. Tanto è vero che anche sulle case di riposo li elenchiamo in maniera assolutamente responsabile. Dall'altro il tema della patente, queste robe, io non ho letto le dichiarazioni, dico che voi dovreste fare un lavoro utile alla comunità, fate un bel forum con tutti gli scienziati e poi avete tutte le risposte che volete, cioè non che chiedete a me se uno scienziato ha ragione, cosa volete che vi dica, che i nomi di quelli che dicono il contrario, non lo troverei anche poco rispettoso, no? Allora, se volete fare un lavoro coerente e serio, prendete 5 nomi più rappresentativi che sono sul mercato, visto considerato che l'operazione che sta facendo la nostra regione la fanno di fatto anche altre regioni, ne cito una per tutta l'Emilia Romagna, tanto per citarne una che non è del mio stesso colore politico. Noi non abbiamo la ricerca della ribalta, delle luci della ribalta, voglio ricordare che quello che proponiamo ci viene proposto dalla comunità scientifica. Cioè non vorrei neanche che banalizzaste i progetti che fa la regione, che sono tutti proposti dalla comunità scientifica. Per noi significa ambiente universitario. Quindi la sfida, la proposta che lancio a voi, abbiate il coraggio di fare un forum tra scienziati e poi li capirete e fate capire ai cittadini quali sono le diverse posizioni. È inutile che tirate di mezzo la politica su queste robe. Grazie.
Altre domande? Sì, Presidente, io scusi, non vorrei. Prego. Per quanto riguarda l'Europa, lei ha già detto se non interviene in questo momento significa che insomma, conta poco. Si sono arrivate le scuse questa mattina e all'Italia dicendo siamo con voi. Cosa stai facendo le scuse? Le scuse di che? Stai parlando dell'Europa? Sì. Ma non se ne facciamo niente, cioè non... Cioè, guardate che siamo ormai a un mese e mezzo del 22 febbraio, 22 marzo, quanto sono ormai andiamo verso i due mesi, cioè a due mesi fanno scuse di cosa? Okay. Cioè queste sono le scuse reali che dobbiamo avere noi. L'Europa, anche perché noi siamo contribuenti netti positivi per l'Europa, cioè diamo di più di quello che l'Europa si restituisce ogni anno. Per cui non è che andiamo a chiedere la luna, eh? Cioè, in questo momento, dopo tutti questi anni, penso che sia doveroso che l'Europa si risponda. Cioè, non vorrei che qualcuno pensi che bastino le scuse. Cioè, non servono, cioè, va bene, scusa, è un atto di cortesia, di buona educazione, basta, fine. Presidente, però, oggi avrà notato che c'è un grande dibattito anche in Olanda e in Germania, che erano i due paesi che sono schierati contro l'Italia. Cioè, sta cambiando anche il suo parere, cioè nota qualche cambiamento? Ma secondo... C'era un altro... L'atmosfera. Secondo me nel popolo tedesco e nel popolo olandese, ma in generale nel popolo europeo, ci sarà assolutamente un'azione di solidarietà che costringerà i loro governanti a rivedere le posizioni. Ci ho l'impressione veramente che stiano giocando con il fuoco a casa loro, perché poi nel cittadino scatta la solidarietà. Se noi vedessimo il popolo tedesco in difficoltà, non diremmo all'Italia non aiutarli, no? Cioè, in questo momento ci si aiuta, è logico, non è un fatto di solidarietà, ma è un fatto anche di coerenza, perché l'Europa ha una dimensione politica, sociale, culturale, storica, le sta perdendo tutte queste dimensioni. Presidente, posso? L'ultima? Sì, dopo spiego un attimo. Tempo fa ci siamo già illustrato gli effetti collaterali del coronavirus, sì, e aveva un po' accennato di un piano assistenziale, insomma un post piano, è ancora embrionale, a che punto è? No, stiamo parlando del piano di sanità pubblica. No, quello successivo, in pratica per quanto... Ah sì, guardate, ne abbiamo parlato stamattina, ma non possiamo anticiparlo, se no... Ne parliamo in maniera compiuta quando vediamo il progetto. Siccome abbiamo fatto una discussione di un'ora positiva, e siccome è complicato da mettere in piedi, è inutile che vi dica, cioè, se dico due robe voi fate le aperture dei giornali, però non ha nessun senso, cioè sono positive ma non ha nessun senso. Grazie. Allora Presidente, prima di introdurre le domande dei quotidiani, abbiamo ospite, la salutiamo, la televisione della Svizzera francese, che fa alcune domande, prego, magari che danno già non molto per scontato il pregresso, quindi cioè. Sicuramente la collega Dupont. Le domande. Volevo sapere, sul punto di vista scientifico, perché avete scelto di essere una regione esemplare, nel senso prima di tutti avete detto noi vogliamo fare test di tutti i tipi, kit, serologico, e alla fine tutti vanno dietro di voi adesso, quindi io prima perché sul punto di vista scientifico, e secondo questa patente per rimettere in moto la gente che sarà trovata con anticorpi, come funziona e chi ve la chiede, per esempio imprenditori o... Beh, questa sì, cioè funziona che se lo propone il mondo scientifico, se la chiedono sicuramente le imprese che giustamente cercano una via di uscita che sia solida, che sia assolutamente sostenibile e sicura, perché poi gli imprenditori dicono noi vogliamo aprire, vogliamo anche mettere in sicurezza i lavoratori, perché non potremo trovarci con un mega contagio in azienda e ripartire da zero. Quindi è anche un fatto di sicurezza per loro, punto. Per quanto riguarda l'altro tema, noi non siamo primi della classe, non abbiamo... Guardi, a noi hanno dato due remi, sono le due remare e remiamo. Abbiamo trovato una direzione giusta, non solo dirà la storia. Poi voglio anche ripetere, a me non piace questo confronto, non lo dico lei, lo dico in generale, che si fa tra regioni, no? Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna, l'Emilia Romagna e Veneto. Ogni regione ha una storia sanitaria a sé, ce l'ha storicamente, e poi è un territorio diverso, cioè il territorio del Veneto non è paragonabile a quello di altre regioni. Ma perché anche qui svegliamo che noi abbiamo un dipartimento di come si chiama? Prevenzione.
grazie, stavo dicendo già. Il Dipartimento di Prevenzione, che è seguito dalla dottoressa Russo, che dal primo giorno ci ha messo nelle condizioni di ragionare con questa filosofia: tampone, isolamento, contatti dei positivi, isolamento. Dopodiché, il 22 febbraio, la sera alle 6 di sera, quando abbiamo scoperto i primi due contagiati, colui che ha deciso di fare i 3.000 tamponi a voi sono stato io. Nessun altro, che sia chiaro, che nessuno si è creduto di sta roba, perché sono stato anche contestato per quei 3.000 tamponi. Io non li ho fatti con una visione scientifica, li ho fatti con la visione di dare tranquillità a 3.000 persone che si ritrovavano due contagiati. E ne è venuto fuori poi che è stata una sorpresa trovare 66 positivi, che non sapevano di essere stati contagiati e che molti di quelli non conoscevano neanche i primi due contagiati. Li abbiamo isolati, dopodiché alla fine della quarantena sono stati rifatti i tamponi, l'Università di Padova ha chiesto di poter fare un progetto scientifico e abbiamo scoperto che i 66 erano diventati 6, non 600, 6. E questo ci ha insegnato che isolare, tamponare funziona. Però voglio ricordare che noi al terzo giorno, cioè il 25 di febbraio, dopo tre giorni, avevamo già fatto 4.000 tamponi in Veneto. Noi siamo partiti subito con i tamponi. Oggi è più difficile fare tamponi, ma mancano i reattivi. E anche sui test sierologici abbiamo problemi con la Cina, perché abbiamo comprato 100.000 kit per fare le prove e lo sdoganamento col governo cinese non è facile. Oggi il vero tema sono le merci, perché il mondo in crisi blocca le merci. Però chi avrà gli anticorpi ritornerà al lavoro? Allora, io penso che questo è un tema, però direi che il mondo scientifico, sentendo i commenti anche prima di Tosato, sembra non tutto, dice che la risposta anticorpale può validare l'immunità, no? Cioè il fatto che si è stati immunizzati, cioè non misura solo le IgM, cioè l'IgM, ma anche le IgG, quindi tutte e due le immunoglobuline. E quindi uno dice, bene, si è negativizzato perché il tampone è negativo, ha gli anticorpi, in teoria è così, quindi da lì nasce l'idea della patente. Dopodiché io penso che le aziende verranno aperte non solo col tema della patente, ma anche col tema di misure di distanziamento, di dispositivi, perché è impensabile rimettere, non so, 1.000 persone in un processo produttivo senza mascherina. Anche se ci dicono che tutto va bene, io penso che la mascherina diventerà sicuramente una parte del nostro abbigliamento per un periodo, no? Grazie. Allora, ok, la collega Federica del Gazzettino, buongiorno. Per la prima volta da ieri ricoveri in calo in Veneto. Come leggere questo dato? Sono flussi interni fra terapie intensive e aree non critiche e decessi, oppure vere dimissioni e guarigioni? Ma guardate, il tema vero è che noi per avere una direzione, lo dico da una settimana, dobbiamo avere almeno questa settimana, 7 giorni, 10 giorni di tendenza. Perché potrebbe accadere tranquillamente, negativamente, che ci entri un focolaio in una casa di riposo o nuovamente in un ospedale e si rovesciano di nuovo tutti i numeri, comprese le terapie intensive. Considerate che, voglio solo ricordarvi una cosa, se è vero che noi abbiamo 2.000 ricoverati in questo momento, è altrettanto vero che abbiamo quasi 9.000 non coronavirus. Cioè, lo dico perché forse qualcuno non ha capito che la politica degli ospedali e del fare il Covid Center, di aprire vecchi ospedali in via precauzionale, ci ha permesso comunque di permettere ospedali tipo Cittadella, Arzignano o altre realtà di poter continuare a lavorare. Allora, se tu guardi il tassello del mosaico, non vedrai mai mosaico, ma forse invito tutti a guardare nel complesso che noi stiamo curando quasi 9.000 persone ancora oggi negli ospedali che non sono coronavirus. Cioè, voglio ricordare che sono realtà nelle quali non si entra più in ospedale se non c'è coronavirus. Aggiunge la collega Giacomuzzo del giornale Vicenza, sempre relativamente a questo, è per caso dovuto al fatto, cioè il calo dei ricoveri, che si stanno scoprendo più positivi asintomatici?
Seconda domanda, cosa risponde al Presidente di Confindustria Vicenza Vescovi che chiede alla Regione di inserire i lavoratori delle aziende tra i destinatari dello screening sierologico? Ma ha ragione, perché se lo screening sierologico, dopo l'esperienza iniziale che farà l'Università di Padova e l'Università di Verona, perché c'è sia il professor Polvani che il professor Lippi, funzionerà, verrà validata la procedura, eccetera, è inevitabile che possa diventare un grande strumento anche per i lavoratori. Però voglio, sempre senza creare aspettative, voglio ricordarvi che la partita è in mano alle università, al mondo scientifico. Si eviti sempre di fare sta roba lagnosa, ma non sto dicendo a Vescovi, lo dico in generale, di dire che ogni roba che dice sottoscritto o i miei colleghi di giunta poi diventa... Cioè noi qui sostanzialmente stiamo recependo indicazioni scientifiche che condividiamo e cerchiamo di diventare esecutive. Scusate, vedo oggi un dibattito sul test sierologico che mi riporta a due mesi fa al dibattito sui tamponi. Noi eravamo quelli che non avevamo capito, non posso più dire parolacce, perché degli insegnanti mi hanno detto attenzione, sono anche i bambini e quindi mi scuso. Non avevamo capito una mazza, diciamo così, no? Ecco, bene, poi abbiamo avuto ragione. Vedremo se sul test sierologico abbiamo ascoltato quelli giusti o quelli sbagliati. Io sono convinto che abbiamo ascoltato quelli giusti. Dice Domenico Basso, sempre con riferimento, anche lui chiedeva l'appello di Vescovi, abbiamo risposto, e poi aggiunge, in alcuni supermercati, scrive una telespettatrice, vengono forniti i guanti ma non le mascherine dipendenti. È possibile rendere obbligatorio indossarle in questi ambienti? È un tema che stiamo affrontando, mi fermo qui. Ma dovrebbe essere già un po'. Posso portare una testimonianza di stamattina? Io stamattina sono andato a fare benzina in un distributore extraurbano che ha il caffè, il bar aperto, sì. E sono andato a bere un caffè. Né la barista, né le persone che entravano, tre alla volta, avevano la maschera. Se ci dai il nome, c'era già un'infrazione al barista. La barista sarebbe obbligata alla mascherina. Guardate, cioè, i dispositivi e i guanti sono fondamentali. Adesso ragazzi, siamo in guerra, è inutile che ogni secondo qualcuno tira fuori il manuale per vedere l'uso, le istruzioni per l'uso e manutenzione. Cioè, mi sembra che il buon senso ci insegni che i dispositivi devono esserci, i guanti e la mascherina. Tocchi gli alimenti. Allora, diciamo fino in fondo, in questo paese sulla mascherina non si è spinto tanto per settimane perché non c'erano. Abbiamo addirittura sentito scienziati, ieri ho litigato anche in una radio, scienziati che ci hanno detto ditelo voi se li avete sentiti, perché ieri sembrava che io dicessi una roba, che ci dicevano che la mascherina dovevano portare solo i positivi. Abbiamo sentito tutti questa frase. La verità è che la mascherina a regole la devono portare tutti. I positivi per non incontagiare gli altri, i negativi, quei sani per non essere contagiati, punto. Il collega Filippo ancora? No. No, ha preso il caffè, ha fatto il distributore. Caffè è pieno, basta. Allora, Francesco Dalmas a Sky News dice il mondo del turismo è alle prese con la ripartenza estiva, con gli italiani e gli stranieri bloccati. Qualche idea di defiscalizzare le vacanze, incentivi monetari, fiscali? Guardate, noi non abbiamo strumenti e disponibilità finanziarie per pensare a queste cose. Stiamo stornando fondi comunitari e la programmazione comunitaria. Potremmo fare alcune attività con i fondi comunitari, però ci fermiamo lì. Voglio ricordarvi che noi non applichiamo tasse in questa regione, siamo gli unici in Italia, quindi non preleviamo 1.179 milioni di euro all'anno. In via teorica se applicassimo le tasse. Da 10 anni questo sta accadendo in questa regione. So che ci si accorge di più quando si pagano le tasse e quando non si pagano, ma non costringetevi a metterle per farvi capire quanto non le pagavate. Il direttore dell'ANSA, Luigi Conto, che salutiamo, fa alcune domande direttamente attraverso la redazione di Venezia. Test sierologici già partiti, quanti ne volete fare? Prima domanda. Ma guarda, qui all'università è sicuramente in via assolutamente micro sperimentale sono pronti. Però il tema vero è che i 100.000 kit di reagenti sono quelli che dalla scuola poi a partire dalla grande. A che punto c'è già il progetto depositato che vi abbiamo dato e firmato dai due docenti.
A che punto siamo sull'app per la tracciabilità in vista di un eventuale sulla tracciabilità, l'app sulla tracciabilità delle persone in isolamento? No, in vista della nuova fase a che punto siamo? Ci sono tante offerte, però ecco, anche sul tema delle applicazioni, cioè, l'intelligenza artificiale ci aiuta molto su questo fronte. Considerate che poi stiamo valutando un po' tutto, però ripeto, se non c'è una norma a livello nazionale che ci permette di essere incisivi e controllare veramente gli spostamenti, tutto il resto diventa fuffa, perché è inutile che facciamo tanti discorsi sulla tracciabilità dei cittadini e per verificare che la gente stia a casa, se è positiva, se poi non puoi, devi rispettare la privacy, rispettare il fatto che non puoi guardare i tabulati, i telefoni, eccetera, robe, devi ridurti a fare la denuncia in procura, perché questa è la legge oggi. Quindi ad oggi almeno risulta che il governo italiano abbia attutito il tema del rispetto della privacy, quantomeno rispetto ai movimenti. Sempre la terza domanda del direttore Conto, sulla Pasqua blindata, come si sta organizzando per rinforzare i controlli? Ma guardate, è semplicemente chiedendo alle forze dell'ordine e a tutti coloro che hanno un ruolo di vigilanza di far rispettare le regole, ma il vero appello lo si fa al buon senso e al senso civico di venti che lo hanno dimostrato, e lasciatemi ringraziare ancora una volta, guardate, non sottovalutate questo aspetto, se in vento funzionano le restrizioni, grande ruolo l'hanno avuto i ragazzi, fidatevi, perché i ragazzi sono quelli che hanno pagato di più le restrizioni, sono quelli che le rispettano di più le restrizioni, io vi farei vedere posta che arriva tutti i giorni, cioè prendete paura di quanto materiale arriva dai ragazzi, però per loro è diventato quasi una sfida, no? di creare questo grande network, e infatti i ragazzi non li vedete in giro, se osservate, se fate attenzione quando camminate in giro, vedete quanti ragazzi vedete in giro, restano in casa. Oggi mi ha scritto una ragazza, penso che sia una delle superiori, mi ha chiesto, perché poi ci fanno dei quesiti, mi chiede, io devo prendere la corriera con mia madre da Porte Grandi, andare a Treviso a scuola a prendere un computer perché io non ce l'ho per fare lezione, posso andarci? Cioè, questi sono i ragazzi, io spero che nessuno li fermi per strada e gli faccia una multa, io ho detto guardate, secondo me sì, fatevi fare una dichiarazione da scuola che siete andati lì per quello e basta, cioè capite il problema di questa ragazza, mi ha scritto quando mi fai uscire perché devo far festa, mi ha chiesto devo andare a prendermi il computer per fare lezione. È una roba straordinaria, valorizzate questi ragazzi. E Nicolo Simoro chiedeva sulle restrizioni, prima domanda, ma mi pare che abbiamo già risposto ampiamente, e la seconda domanda è a che punto è il piano per mandare in albergo a fare convalescenza i malati dimessi ma non ancora in grado di tornare a casa per ovvi motivi. Stiamo lavorando, rispondo anche a Nicolo Simoro, stiamo lavorando, è un piano complicato che stiamo facendo, abbiate un attimo di pazienza, ma siamo sul pezzo di questa roba qui. L'ultima domanda, Giorgio Malavasi, gente veneta, lavora in agricoltura o in altri ambiti, potrebbe attivare dei voucher per lavoratori occasionali? Non è la nostra competenza attivare i voucher, però capisco la domanda, sarebbe un bel metodo, poi ovviamente il tema è che poi c'è sempre l'incrocio della domanda e dell'offerta. Io avrei concluso e vi ringrazio, però vi lascerei, oltre agli assessori, non so se vuole dare un aggiornamento sulle case di riposo, ma l'assessore Bottacin oggi, in particolar modo, è successo? Io sono un'ultima domanda. Scusate, dimenticavo l'ultimo giro, avete ragione. Sì, no, solo prego. Allora, quello che ha detto sui ragazzi che vanno valorizzati, benissimo. Sappiamo anche la posizione della regione per quanto riguarda la scuola, eccetera. Volevo chiedere una cosa, lei sa di un caso di una mamma di Bassano con un figlio disabile? Sì. Cosa possono rispondere a questi genitori? Ah, io ho scritto il direttore scolastico regionale proprio stamattina, perché non è, sono più casi, ovviamente ho visto il caso che avete mandato in onda voi, ho visto il servizio, e scusate bene se non fosse. Sì. E ha assolutamente ragione, stiamo parlando di ragazzini disabili che hanno bisogno dell'attività di sostegno, che hanno bisogno, come diceva giustamente questa mamma, di un sostegno che sia anche non abbassare la guardia rispetto al percorso formativo, perché un vuoto di una settimana in un ragazzino con difficoltà
crea un vuoto e si perde tutto quello che si aveva fatto, era stato costruito nel frattempo. E quindi penso che sia doveroso che l'Istituto Scolastico Regionale dia supporto anche a questi ragazzi che dovrebbero essere messi per primi, non per secondi. E, no, dicevo, l'assessore Bottacini, voi sapete che c'è il dibattito sulle pubblicazioni delle forniture che ci sono state date, no? La Protezione Civile ha pubblicato la lista per ogni regione. Noi, siccome poi Bottacini mi spiegherà, lui ha seguito tutta questa roba, ha rilevato, anzi con gli alpini, perché sono gli alpini e i volontari che ricevono il materiale al magazzino, i conti non tornano, quindi vi darà una tabella e vi dirà anche come sono le cose. E secondo me gliela consegna la tabella, no? Quindi ci sarà modo anche di capire, perché guardate, siccome vedo qualcuno dice, ma Zaia, ma le mascherine allora le hai ricevute? Guardate la tabella e capite, e anche perché se mi metti le mascherine, quelle famose, no? Me le metti come mascherine chirurgiche, allora andate a chiedere in ospedale se le vedevano. Del cosiddetto Barney. Guardate, le cosiddette Montrasio. Guardate, ce l'ha lui. Allora, laggiù. Ecco, maglia grigia, c'è una tetta che così. Eccola la maglia. Quella è la Montrasio, cosiddetta. Vabbè, io non ho mai contestato... Io non ho mai, guardate, in un momento di emergenza non ho mai fatto contestazioni e non le faccio neanche oggi, però numeri sono numeri, cioè passare, cioè, abbiamo avuto 135 respiratori, assolutamente sì, non dico quante telefonate ho fatto, ma ci sono, ma insomma che altri numeri non collimano assolutamente, per cui a meno che non si metta in dubbio la serietà degli alpini e la gente che ha ricevuto il materiale. Vi lascio, grazie, buongiorno. Grazie Presidente. Assessore Montacini, prego. Ah, ovviamente, come ha detto il Presidente, poi vi daremo la tabella. Insomma, o mi aspettate che faccio delle fotocopie oppure ve la mando con i sistemi digitali. Grazie. Ecco, a seguito appunto della pubblicazione, i dati sono pubblicati sul sito del Ministero della Salute. E appunto onde evitare dei misunderstanding, abbiamo rilevato delle discrepanze. Poi il dato è anche un dato dinamico, perché le consegne vengono fatte anche più volte al giorno. Quindi ho letto qualcuno che dice: ma Zaia dice un numero il giorno dopo, il suo assessore dice un altro il giorno dopo. Ci sono più consegne giornaliere. Quindi è evidente che il dato non può essere stato. Io vi darò la tabella della situazione allo stato attuale, cioè ieri sera a mezzanotte. E fra l'altro abbiamo scritto anche una lettera al dottor Arcuri, appunto per evidenziare che ci sono delle discrepanze tra il dato che abbiamo rilevato noi e il dato che lui pubblica sul suo sito, in ottica di collaborazione naturalmente, no? Quando vedi che due numeri non tornano, bisogna trovare il matching. Un modo particolare sulle mascherine, i numeri non tornano, sia per quanto riguarda i numeri, sia anche per quanto riguarda il fatto che su tutte le mascherine è individuabile la certificazione relativa, no? Come diceva il Presidente, le mascherine, quelle appunto non chirurgiche, non possono essere considerate dispositivi sanitari e quindi vanno tenute separate. Avrete poi dopo una tabellina che estrapola proprio le differenze per quanto riguarda le mascherine. Mascherine uso sanitario, secondo quelli che sono i dati nostri, sono, tanto per darvi l'idea, poi avete la tabella, 4.770.103, secondo quanto riporta il Ministero. E invece secondo le nostre rilevazioni sono 2.170.880. E al di là dell'aspetto relativo ai numeri che non collimano, faccio presente anche che 2.170.880 sono circa 8 giorni di copertura, quindi ringraziamo per l'arrivo di questo materiale, però è del tutto evidente che se non ci fossimo mossi con le nostre gambe, ovviamente queste non sarebbero state assolutamente sufficienti. Noi abbiamo, come diceva il Presidente,
una procedura di controllo all'ingresso, non come un'azienda certificata ISO 9000, ma insomma abbiamo una procedura di controllo, abbiamo messo a punto con i volontari della protezione civile, perché funziona così: arriva l'aereo all'aeroporto, i militari, quindi l'esercito, supportato dai carabinieri, trasporta le mascherine o i dispositivi presso il magazzino dei volontari della protezione civile, lì ci sono i volontari della protezione civile insieme al personale di azienda zero, viene fatto il controllo, viene fatta l'accettazione del materiale, ovviamente con riserva, perché poi dopo viene controllata approfonditamente, e abbiamo rilevato appunto che ci sono dei numeri che non tornano. In questa ottica abbiamo scritto al commissario Bergoli, gli abbiamo detto: guarda, i numeri non tornano, abbiamo legato la tabella che vi daremo, e l'obiettivo è di essere efficaci, no? E in un'emergenza, se non c'è l'efficacia, non si garantisce il servizio ai cittadini, quindi è necessario che i numeri collimino e che poi dopo si riesca a trovare la quadra. Lo dico, abbiamo voluto sottolinearlo al Presidente, anche alla luce, come diceva lui, di qualche cosa che si legge in giro, qualcuno che insomma gli sta un po' tirando un po' di qua, un po' di là, in una maniera. Posto? Domande? Sì, scusa. Se ho capito bene, dunque, perché il riferimento è ai dati pubblicati sul sito, sì, del Ministero della Salute. Esatto. Questi dati riguardano il materiale che il Ministero della Salute afferma di aver inviato alla Regione Veneto. No, voi sapete che dall'inizio dell'emergenza poco dopo è stato nominato un commissario. Il commissario è il dottor Arcuri, Domenico Arcuri, nominato dal governo, che ha il compito di reperire materiale, dispositivi sanitari in tutto il mondo e trasferirli alle regioni in base ai fabbisogni che le regioni sottopongono al comitato operativo che è presieduto da Angelo Borrelli, il capo dipartimento, e dove siede anche il commissario Arcuri, che si occupa appunto di questi aspetti. Quindi lui ha il compito di reperire il materiale in base alle nostre richieste di mandarselo. Siccome da un paio di giorni, mi pare 2 o 3 giorni, ha deciso il commissario di inserire il dato in maniera trasparente, e io condivido questa cosa, in un sito, in modo particolare nel sito del Ministero della Salute, quindi ognuno può entrare, abbiamo rilevato che c'erano dei dati che non tornavano, e quindi abbiamo scritto al commissario e abbiamo detto: guarda che a noi questi numeri non tornano, quindi abbiamo voluto segnalarlo, perché l'obiettivo è quello di tararci in modo tale da essere allineati. Ma quale periodo temporale è, diciamo, interessato da queste discrepanze? Dall'inizio dell'emergenza. Dall'inizio dell'emergenza. E il riferimento alle mascherine, ovvero se non sbaglio, 4,7 milioni dichiarati e 2,17 invece ricevuti dal Veneto. Si riferisce all'intero periodo dell'emergenza? Assolutamente sì. Per quello che dicevo, sono neanche 10 giorni di copertura, e il periodo dell'emergenza è anche più di un mese che è iniziato. E le altre discrepanze? No, ci sono anche discrepanze su altri numeri, sui camici, ci sono, diciamo, meno 300, da 1500 a 1200, sui guanti 400, 4500 in meno rispetto a quanto dichiarato, sul sito troverete 699.000, ma vediamo tutta la tabella. E avete scritto segnalando queste cose al commissario? Assolutamente sì. Hai scritto tu? Ha firmato il dottor Nicola dell'Acqua, la sollecitazione dell'unità di crisi. Avete avuto, prima della lettera formale, avete avuto un'interlocuzione? Tutti i giorni, il comitato operativo, tutti i giorni noi, tutti i giorni. Lo so che tutti i giorni avete i collegamenti, ma avevate segnalato questi numeri? No? Sì. Allora, le segnalazioni sono pervenute da noi anche da altre regioni in più occasioni. Poiché non si trovava bene la quadra, abbiamo voluto, poi lui ha detto: beh, io adesso pubblico sul sito, è trasparente, ognuno può vedere tutto quanto. Lui ha pubblicato, noi abbiamo fatto le nostre ricerche, valutazioni, siamo risaliti dall'inizio dell'emergenza ad oggi, i documenti sono lì, e quindi abbiamo segnalato formalmente questo aspetto.
spiegazione che vi date? La spiegazione non la mia. No, voglio dire, come... Sì, cosa ti è, basta, però... Hai i numeri, fai come... Dopo ti do la tabella e anche la lettera. Vabbè. Sentiamo, magari sentite il commissario. Bene ragazzi, adesso vi faccio un po' di fotocopie e ve le porto giù, le altre le andiamo in disegnare. Grazie. Buon lavoro. Grazie.